Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parliamo di come avere più potenza e un suono migliore sul set. Prima di cominciare, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, cliccate anche sulla campanellina, anche se ormai lo sapete già, così tutte le volte vi arrivano le notifiche. Iscrivetevi ai social Facebook, Instagram, andate sul sito www.gastube.it e possiamo partire. Mi sembrerà impossibile, ma oggi parleremo di come montare la batteria nel modo migliore. È un metodo un po' particolare, ma secondo me efficientissimo, che ho imparato a una clinic di Dave Weckl. Il tutto si basa sul posizionamento dei tamburi ad un'altezza ed un'angolazione particolare, che cambia però da batterista a batterista, ognuna ha la sua. Quindi per capire meglio partiamo da zero e smontiamo tutta la batteria. Weckl dice di immaginare di avere un rullante qui davanti, suonarlo, ma suonarlo nel vuoto, perché ovviamente il rullante non c'è, quindi suonare e fermarsi in questo modo e lasciare la bacchetta in questo punto. Se noi mettiamo il rullante posizionato a questa altezza con questa angolazione, avremo il suono più potente possibile. Quindi noi adesso abbiamo il rullante posizionato nella maniera giusta, perché se noi l'avessimo posizionato più in alto avremmo fatto più fatica, perché se lo suoniamo rischiamo o di prendere il bordo oppure di fare troppa fatica col gomito per riuscire a suonarlo nella maniera giusta. Se noi lo teniamo troppo basso invece rischiamo di prenderci le gambe. Fare il rimshot diventa veramente veramente scomodo. Però se qualcuno suona traditional, questo non va bene. Quindi togliamo il rullante, rifacciamo la stessa cosa ma stavolta in traditional, questa altezza e questa angolazione. Ovviamente con la traditional avremo un'angolazione più pronunciata, quindi in questo modo sarà molto più semplice suonare traditional. Per quanto riguarda i tom faremo la stessa identica cosa. Quindi andrò a suonarli prima nel vuoto e poi andrò a posizionarli con altezza e angolazione giusta. Ok, ho finito di montarla per me, perché ogni batterista ha il suo modo di suonare la batteria, quindi avrà anche il suo modo di montare la batteria. Questa è montata per suonare match, perché io solitamente suono match. Se qualcuno suona traditional la monterà più o meno in questo modo. Come vedete sembra tutto veramente storto, ma in realtà è una questione di angolazioni, perché suonando traditional ho bisogno di questo tipo di angolazione per riuscire ad avere sempre la bacchetta parallela al tamburo quando suono. Per quanto riguarda i piatti, ancora stessa cosa, io solitamente lo uso più che altro per il Charleston e per il Ride. Ovviamente questa qui non è legge assoluta, dovete fare così, fate un po' quello che volete, però a me ha aiutato veramente tantissimo. Non è vero! No, è vero. Mica questa la tengo, se si sente la tengo. Anche oggi il video è terminato, come sempre se ti è piaciuto metti mi piace qui sotto, commenta anche, dimmi come monti tu la batteria, se la monti un po' a caso come viene oppure se hai un tuo metodo specifico. Ti ricordo ancora il link Facebook e Instagram, mi raccomando vai sul sito. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!